La festa di maggio apre i battenti per la sua 60ª edizione, una manifestazione, quella che si svolge a Gavardo, che coinvolge Pro Loco, associazioni e produttori della Valsabbia, che si uniscono a espositori provenienti da tutta Italia e che offriranno ai visitatori, che potranno partecipare alla manifestazione fino alla sera del 1° maggio, un'ampia gamma di prodotti da assaggiare e acquistare. La festa inoltre ospita anche produttori e aziende di tutti i settori del territorio. Per i più piccoli non mancherà l'ormai tradizionale Luna Park. Ai nostri microfoni il sindaco di Gavardo, Emanuele Vezzola. Le sorprese non le anticipo e invito tutti a venirla a visitare, così la vedete di persona. Sono 60 anni di una piccola storia che però è diventata nel tempo un grande evento dell'artigianato, dell'imprenditoria, di quella capacità di fare lavoro che in Valle Sabbia è ancora molto presente. Salutiamo e ringraziamo tutti gli espositori che sono qui a darci coraggio e noi ne vogliamo dare a loro. Perché è vero che stiamo vivendo un momento difficile, ma è anche vero che quando nel 1956 partirono i primi conquistatori di questo evento, forse le difficoltà erano ancora maggiori e allora nulla ci spaventa, avanti ancora per i prossimi 60 anni. C'è uno spazio che con la comunità montana negli ultimi anni abbiamo riservato alle realtà associative, associate, e ci fa molto piacere, sono presenti Pro Loco, sono presenti i comuni della Valle Sabbia, sono presenti quelle realtà del nostro territorio così preziose e così belle. È anche una vetrina per dire alla gente, tante volte per passare un fine settimana, una giornata, un momento di serenità, non serve prendere la macchina e fare tanti chilometri, c'è un territorio meraviglioso che merita proprio di essere scoperto. Presenta l'inaugurazione anche il vicepresidente della provincia, Alessandro Mattinzoli. Diciamo che l'unità di misura del tempo dà sicuramente valore alle cose. 60 anni significano la forte volontà di ripetere un evento che vuol dire che è una tradizione, è un evento importante per il territorio della Valsabbia, per Gavardo, ma soprattutto la capacità di mantenere forte l'identità legata al territorio ed essere innovativi con le esigenze del momento. Dunque la provincia non può che essere vicino proprio nel suo ruolo di coordinatore di tutti i nostri comuni per incentivare e poter migliorare al meglio queste iniziative che sono assolutamente vicine a quello che è a livello enogastronomico, a quello che sono le eccellenze della nostra provincia.